Il Decameron è un'opera strutturalmente complessa perché racchiude e organizza una materia narrativa estremamente variegata e molteplice. Al proemio, in cui l'autore presenta l'opera, segue l'introduzione alla prima giornata che introduce la cornice narrativa che racchiude le 100 novelle. Nella cornice narrativa l'autore immagina che nei 6 giorni della grande pestilenza si incontrino nella venerabile chiesa di Santa Maria Novella in Firenze 10 giovani, 7 femmine e 3 maschi appartenenti all'aristocrazia o alta borghesia cittadina, alla ricerca di consolazione dall'atroce spettacolo della peste che ha toccato molte delle loro famiglie. Dopo aver a lungo conversato tra loro, essi decidono di lasciare la città devastata e di ritirarsi nel contado. Ciò fatto, il giorno seguente, una delle 7 ragazze, Pampinea, divenuta regina del gruppo per quel primo giorno, suggerisce di trascorrere il resto della giornata novellando, cioè raccontando storie. Ha così inizio la storia vera e propria che scandisce la struttura narrativa del Decameron. Il Decameron è dunque suddiviso in 10 parti che corrispondono alle 10 giornate che i giovani della Lieta Brigata dedicano alle narrazioni. A ciascuno dei giovani a turno viene assegnato il compito di presiedere alla riunione, di essere cioè regina o re della giornata e di condurre la narrazione stabilendone il tema. Per esempio, la 2ª giornata, giovedì, Filomena è la regina, presiede cioè la giornata e stabilisce il tema, il potere della fortuna, con avventure a lieto fine. La struttura del Decameron si articola dunque, in modo non dissimile dalla Divina Commedia, intorno ad alcuni numeri simbolo. Il 10, ovvero il numero delle giornate che moltiplicato per il numero delle novelle da 100, 10 è anche il numero complessivo dei narratori, ovvero 7 ragazze e 3 ragazzi.